Ciao, sono Sara e alla danza ho preferito il fango. La passione per il ciclismo è iniziata quando ero piccolina, mio fratello ha iniziato a correre in bici, ho provato a fare qualche garetta. All'inizio non ero tanto appassionata, infatti ho mollato un paio di anni, poi quando avevo 10 anni ho iniziato a corricchiare un po' di più. Avevamo il gruppetto degli amici, andavamo la domenica a correre, quindi è iniziato a crescere questa passione. Adesso sono già 10 anni che corro e mi piace veramente molto. Il ciclismo è uno sport davvero affascinante, è molto bello e le cose più belle sono molte. Diciamo che si impara a scoprire molto se stessi, ci si impara a conoscere, dopo si sta molto a contatto con la natura e poi è molto appassionante, è bello stare sulla bici da soli o in compagnia. È sempre una bellissima emozione anche gareggiare, confrontarsi con gli altri. E è uno sport che aiuta a crescere personalmente e che ti resta davvero nel cuore. La mia crescita, diciamo, è stata graduale perché da piccolina ero molto femminile, non mi piaceva andare a sporcarmi, non avevo proprio voglia di sentir parlare di bici o altre cose. Poi sono cambiata, si vede personalmente, ho cominciato anche a divertirmi un po' di più e è diventata anche una cosa di famiglia, quindi i miei mi sono sempre stati dietro e li ringrazio davvero tanto. Dopo ho conosciuto anche Daniele Pontoni che è stato un grandissimo sostegno per me e mi sta aiutando tuttora, sia a livello ciclistico che a livello umano. Quindi sono vari fattori che mi hanno influenzata in questi anni. Il cambiamento è stato, diciamo, radicale perché sono passata da fare danza a sporcarmi nel fango ogni domenica. Sono due cose differenti, adesso sinceramente preferisco stare in bicicletta e sinceramente quando piove, c'è fango, ci si sporca, mi diverto ancora di più, quindi sarò diventata un po' più maschiaccia. Mi piacciono molto le zone anche vicino a casa mia, San Danielese, il Gemonese, piuttosto che andando verso Cornino. Sono zone molto belle, poco trafficate, tra l'altro, che è una cosa molto importante ultimamente perché si sente sempre più parlare di incidenti tra i ciclisti e c'è da stare molto attenti. È molto bello anche uscire in fuoristrada, a me piace tanto andare in mountain bike con la bici da cross e i posti sono veramente, uno vale l'altro perché sono posti affascinanti tutti. Le giornate sono sempre molto affollate perché si dedicano diverse ore al ciclismo, poi quello varia da stagione a stagione. Ad esempio l'estate mi alleno più ore e sto fuori più tempo in bicicletta, faccio magari lavori, meno lavori, però più tempo. L'inverno adesso esco mediamente 2 orette al giorno e con più lavori, meno lavori, ci sono giorni in cui si riposa anche. E poi ovviamente c'è lo studio che adesso sta passando un po' in secondo piano, però cerco di fare anche quello. Io studio matematica all'università, ho scelto di fare matematica perché volevo andare a insegnare, adesso la strada è ancora lunga, però mi piacerebbe molto entrare in quell'ambiente lì. Arrivati a questo punto sarebbe bello provare a fare del ciclismo anche un lavoro, quindi ci sto dedicando più tempo rispetto alla scuola, ma è una scelta voluta perché sarebbe bello, adesso bisogna vedere come andranno le corse, le varie cose. Ovviamente possono andare bene, possono andare male, però in ogni caso continuo a studiare appunto per avere un'altra scelta dietro. Per il momento sto mettendo gran parte di quello che faccio nel ciclismo e spero che possa diventare qualcosa di più. La stagione di ciclocross è iniziata per noi quest'anno a fine settembre. Abbiamo corso un po' all'estero, poi avevamo gli europei a novembre. Adesso abbiamo appena fatto i campionati italiani 2 settimane fa, sono arrivata seconda. E adesso
adesso mancano le ultime corse, avremo probabilmente una Coppa del Mondo domenica e il campionato mondiale a inizio febbraio. Dopodiché la stagione si conclude, ci sarà penso un attimo di pausa e poi ripartiremo su strada in mountain bike. Ultimamente la multidisciplinarietà sta prendendo piede tra molti atleti. È complicato farle andare a combinare le varie discipline perché ovviamente se prepari la stagione estiva, l'inverno devi fare dei lavori in funzione della stagione estiva e viceversa. Però se si fa un programma adeguato, si valuta bene con gli allenatori, la squadra e tutto, cosa fare, non è una cosa impossibile da fare. Si vedono anche grossi esempi nel ciclismo dei più grandi. Guardiamo Van der Poel che riesce a fare vincere su strada e mountain bike nel cross. La tua più grande soddisfazione fino a qual è stata, il più bel successo? I successi più belli sono, ce n'è alcuni, in primis penso il campionato italiano che ho vinto l'anno scorso perché era un po' di anni che lo inseguivo, ci speravo ed è stata veramente una bellissima soddisfazione vincerlo. Dopo sono stata molto felice anche quando ho fatto quarta all'Europeo nel 2016 perché era una cosa del tutto inaspettata e sono proprio caduta dalle nuvole quando è successo. Penso sia stata una delle giornate più belle che ricordo del ciclismo. Chiudiamo con il sogno. È il mio sogno intanto per il 2020 è quello di migliorarmi un po' perché ho ancora tante cose da imparare e da sistemare soprattutto a livello mentale. Però mi piacerebbe riuscire a far bene intanto la stagione estiva perché adesso è un paio di stagioni che non riesco a farla andare come vorrei. Intanto vorrei cercare di concludere bene la stagione crossistica che non è ancora finita e dopo quel che viene viene, spero arriverà qualcosa di bello.